fortuna. Bambini dell'elementare a scuola di Fisco per combattere educando l'evasione. L'iniziativa dell'Ordine dei Commercialisti di Torino e Provincia. Lo scontrino serve nel momento in cui viene stampato, no? Perché chi ve lo stampa, chi ve lo dà, ha dentro quella macchinetta da cui esce lo scontrino un registratore, si chiama, no? Una cosa che registra la vendita. In quel momento lì che viene registrata, si sa che il bene è stato venduto, l'oggetto è stato venduto e che una parte di questa, dell'incasso va allo Stato. Il progetto nasce innanzitutto dalla consapevolezza che noi assumiamo attraverso il nostro lavoro che questi argomenti non sono così noti a tutti, tra gli adulti, e cerchiamo di partire dai bambini per spiegare che cosa sono le tasse. Cerchiamo di farlo perché fa parte della nostra cultura e della nostra formazione e vogliamo diffonderlo nella giovane popolazione. In secondo luogo nasce proprio per la forte, spesso per l'ostilità e per la reticenza al pagamento delle tasse che noi incontriamo nei cittadini ed è necessario spiegare innanzitutto che cosa sono le tasse, quindi il senso del pagamento delle tasse, che è cosa diversa magari dal prelievo fiscale eccessivamente alle volte oneroso o rispetto al malfunzionamento dei servizi pubblici. È importante che la popolazione, la giovane popolazione sappia che cosa sono e perché si pagano, partendo innanzitutto dai benefici che si hanno nel pagare le tasse, quindi dai servizi pubblici. Una volta conosciuta la necessità e la ragione per cui si pagano, crediamo che possa essere più facile un domani pagare le tasse. Le tasse dovremmo tutti quelli che li pagano dovrebbero aggiungere di più. Certo, perché? Come scuola abbiamo deciso di aderire al progetto sulla spiegazione del senso del pagare le tasse, del rispetto della Costituzione, dell'Ordine dei Commercialisti, perché siamo convinti che l'educazione dei cittadini parta davvero dai più piccoli. Abbiamo cominciato con un gruppo di insegnanti molto brave e molto sensibili a ragionare sulle piccole occasioni di cittadinanza dei bambini, per esempio chiedendo se si fanno dare lo scontrino quando comprano il gelato e come dire, ascoltando un po' tra il serio e il faceto le loro risposte, abbiamo pensato, leggendo questo progetto, di aderire e di portare qualcuno di davvero importante a raccontare loro, con parole semplici, quelli che sono i principi della legalità finanziaria. I bambini, come dire, parlano di queste cose quotidianamente e certo erano emozionati e preparati per questo tipo di iniziativa. C'è da dire che le insegnanti fanno passo passo delle piccole riflessioni sulla legalità e quindi hanno anche preparato questo incontro.